Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, questo è ufficialmente il primo video che registro in casa nuova. Sto ancora sistemando il setting e tutto quanto, anche se in realtà non so se sarà il primo video che vedrete della casa nuova. Forse andranno prima online altri video o i vlog. Comunque, sto sistemando appunto il background, il mio studio. Che cosa ne dite? Scrivetemi! In tantissimi mi avete chiesto se farò l'home tour, se farò il tour del mio studio. Ovviamente farò l'home tour, non bisogna neanche chiedervele queste cose. Voi, se io mi trasferisco, voi dovete già matematicamente sapere che io farò l'home tour e vi farò vedere tutto quanto. Quindi, e ho filmato anche durante il trasloco, ma appunto forse i vlog del trasloco già saranno online. Comunque, oggi voglio farvi un video sui famosi su YouTube e su come io mi sono trovata testandoli. Ci sono un sacco di prodotti appunto di cui si parla tantissimo e super appunto c'è tipo questo hype pazzesco attorno. Io li ho testati, ho fatto da cavia e stesso video avevo fatto anche sui famosi su Instagram. Oggi faremo appunto il video sui famosi su YouTube. Iniziamo subito con questa, la palette Glitter Bomb di Too Faced. Come al solito devo controllare il nome perché non so mai i nomi dei prodotti. Io li uso ma non so i nomi. Allora, premessa, le palette di glitter sono molto difficili da da formulare, nel senso che tutte le palette di glitter che io ho provato fino ad ora, lo strato sopra sono glitter e ok, li usi la prima volta, fantastico. Poi li usi la seconda, terza volta, sotto non sono più glitter, ma è tipo una roba simil glitter, però non so se avete presente quello di cui sto parlando. Questa è una palette, allora, a parte che il packaging è strafigo perché ci sono glitter nella scritta che si muovono, adesso ovviamente non si muovono, quando registri non funziona, no, però è molto carino il packaging. Altra figata, oltre naturalmente poi parleremo dei colori, altra figata sono è stato il fatto di mettere due basi, quindi prima la intensifying base nera se si vuole appunto un look molto forte, un po' più dark quasi con i glitter sopra, e poi hanno messo anche la base bianca, stessa cosa per far risaltare di più i colori e magari fare un trucco un po' più colorato piuttosto che dark, si usa la base bianca. Mi è piaciuto molto questo concept. Questi invece non funzionano solo la prima applicazione, funzionano la seconda, terza e quarta eccetera applicazione, quindi la stessa identica, non hanno quella patina di glitter sopra che poi man mano che li usi va a perdersi. Questi sono glitter dal primo all'ultimo uso, almeno non sono arrivata all'ultimo uso, ma l'ho usata e mi sono divertita molto. Mi è piaciuta molto anche la scelta dei colori, perché sugli occhi chiari stanno molto bene gli arancio, sta molto bene questo che è tipo un nude rosato, ma anche questo prugna e questo violetto accanto, che però stanno bene anche sugli occhi scuri in realtà, mentre questi due colori secondo me vanno meglio su un occhio scuro, ma è bellissima, è bello il packaging, sono belli i colori e sono di ottima qualità. Quindi, questa palette quante stelline le do? Io le darei 4 su 5, 4 stelline su 5, non do 5 stelline solo perché secondo me non sono proprio glitter, sono solo degli ombretti super super shimmer, se capite quello che intendo, non sono proprio glitter. Quindi 4 stelline per questa palette. Poi, altro preferito è il fondotinta extra matte di Deborah Milano. Vi sto facendo vedere due flaconi perché ho utilizzato due tonalità. Questa è la 01, che è quella che indosso oggi, che è super super chiara. Io amo quando le case cosmetiche pensano anche a noi fantasmini e fanno tonalità chiarissime. Infatti io ormai l'abbronzatura se n'è andata da mo, purtroppo, ahimè, e questo colore è perfetto, che è appunto la 01, mentre quando avevo ancora un filino di abbronzatura usavo la 02, che probabilmente per la maggior parte di voi sarà comunque chiarissima, però io sono a livelli che la 02 per me è abbronzatura. Allora, che cosa mi è piaciuto di questo fondotinta? Ne ho sentito molto parlare ultimamente su YouTube. Questo fondotinta è super super naturale. Quello che cerco sempre in un fondotinta è il fatto che sia naturale, che non si veda addosso, che duri fino a sera, che non mi faccia effetto mascherone sciolto a metà giornata, e questo è esattamente quello che ho scoperto fa questo fondotinta. Io lo applico con la spugnetta come al solito, lo sapete, perché mi dà un effetto più naturale, ma so che la coprenza di questo fondotinta è modulabile, se lo applico con le mani diventa più coprente, ma siccome in questo periodo grazie al cielo non ho brufoli, non ho niente, cioè ora che l'ho detto ovviamente, cioè succederà di tutto, domani mi sveglio, però in questo periodo siccome non ho particolari problemi lo applico con la spugnetta e mi dà una coprenza super super leggera. Una cosa che ho notato di questo fondotinta è che è a prova di umidità, perché ultimamente c'è
allora io non so come, ma tipo settembre è piovuto tutto il mese qua e quindi ho notato che non mi si scioglieva. Alcuni fondotinta tengono fino a sera, ma se c'è tanta umidità non resistono. Con questo invece non ho avuto alcun tipo di problema e non ho steso nemmeno tantissima cipria, perché vedo che non ne ho bisogno, fa comunque effetto opaco, che amo veramente. Quindi assolutamente promossi i fondotinta Extra Matte Perfection di Deborah Milano. So che Deborah Milano ha lanciato anche una sfida, tipo se volete applicare il fondotinta e lanciare la vostra foto sui social, mettete magari questi hashtag e questi tag che vi scrivo anch'io qua sotto, si possono vedere appunto i risultati dell'applicazione di tutte noi che abbiamo provato. Su di me sta funzionando alla grande. Un plus ulteriore di questo fondotinta è che nonostante lasci la pelle opaca fino a sera, non me la fa sentire secca. Ci sono dei fondotinta che sì, opacizzano la pelle, ma te la rendono super secca e la senti che ti tira. Con questo non mi succede. Insomma, è stata una scoperta questo fondotinta, in realtà l'ho applicato così, vediamo com'è, ed è pazzesco. E anche il colore, la durata, insomma, mi sto trovando benissimo. Se devo dargli un voto da 1 a 5 stelline, io gli darei 5 stelline, perché non ho trovato una pecca in questo fondotinta, mi sto trovando benissimo, quindi 5 stelline per il fondotinta Deborah Milano. Altro prodotto che voglio menzionare in questo video, e vi anticipo che non sarà una recensione positiva, ahimè, è questo pennello. Allora, questi sono i pennelli che ormai sono famosissimi, tutti li hanno, tutti li usano, tutti li provano, tranne me praticamente, sono arrivata tardissimo, ho perso il treno ed ho appena iniziato a testare questo tipo di pennello, ma sinceramente vi devo dire non riesco a capire il hype che gira attorno a questi pennelli. Forse perché non sono abituata ad utilizzarli, ma io continuo a trovarmi molto meglio per il contouring con il mio pennello, quello a ventaglio. Non lo trovo troppo denso questo, e quando vado a creare, io l'ho provato per la sfumatura del contouring ad esempio, quindi ho steso la linea del contouring per poi andarla a sfumare, ma non mi è piaciuto, lascia troppo colore, troppo, una linea troppo precisa, non mi è piaciuto. Preferisco andare con un pennello che mi lascia già da subito una linea un po' più sfumata, poi è anche più semplice sfumarlo e non rischio di uscire, perché sapete com'è, la luce cambia, no? Quando tu sei in casa magari ti sembra di aver sfumato bene, poi esci e ti rendi conto che hai tutta la patacona là. Ecco, questo è un po' il rischio che secondo me si corre con questo tipo di pennello, perché va a lasciare troppo prodotto. C'è da dire che l'ho utilizzato solo con i prodotti in polvere, non l'ho provato con i prodotti in crema. Poi se voi magari vi trovate bene con questo tipo di pennello per i prodotti in crema, fatemelo sapere. Su di me almeno non ha funzionato. Questo è un pennello di Diego Della Palma, ma in realtà sono tutti uguali. Questo era incluso in un kit con appunto i bronzer, gli illuminanti eccetera. Mi piace quella palette, mi piacciono gli illuminanti, i bronzer di quella palette, sono fantastici, ma è il pennello che proprio non mi convince, cioè li uso ma con altri pennelli. Questo genere di pennello, e non voglio immaginare, perché non ho i pennelli da occhi, devo essere sincera, non ho provato quelli da occhi, ho provato soltanto questo che è per il viso, ma secondo me quelli da occhi sono ancora peggio, perché sugli occhi bisogna sfumarlo benissimo l'ombretto in modo che non si veda lo stacco, e quindi non li userei né per gli occhi, e non mi trovo ad utilizzare questo pennello. Non so se perché magari non sono abituata ad utilizzarlo, magari voi adesso mi direte che cavolo stai dicendo Nicole, io mi trovo benissimo, questo pennello è l'unico pennello che uso da quando l'ho scoperto, ecco, boh, però magari, cioè sono io, però io non mi ci trovo particolarmente bene, non credo che lo consiglierei. Quindi se devo dargli da 1 a 5 stelline, credo che comunque sia di buona qualità, le setole sono di buona qualità, sono morbide, non danno fastidio, non perde setole sinceramente, perché l'ho lavato e non ho perso setole, quindi non credo che non sia di buona qualità, che proprio a me non piace, quindi da 1 a 5 gli darei tra 2 e 3, diciamo 3 stelline, proprio perché voglio essere un po' più buona, 3 stelline per la qualità. Altro prodotto di cui si sente parlare su YouTube ovunque, ormai ovunque, è la Naked Heat Urban Decay. Mi avete visto utilizzarla molto spesso, vi ho parlato di questa palette molto spesso, credo almeno, ed è una palette di ombretti, è l'ultima uscita tra le Naked di Urban Decay, ormai sono tutte strafamosissime, e questa è quella che si chiama Heat perché ha tutti questi colori che rimandano molto al fuoco, sono tutti colori caldi, quindi che vanno dal viola al
arranciato, che vanno dal viola rossiccio all'arancio a magari dei marroni, comunque con un sottotono un po' più rosso, un po' più arranciato. Mi trovo molto bene con questa palette, uno perché penso che sia studiata appositamente per gli occhi chiari, perché fa risaltare un sacco gli occhi blu, un sacco gli occhi verdi. Ovviamente la qualità degli ombretti Urban Decay, non stiamo nemmeno a discuterla, sono tutti super pigmentati, super durevoli, ma mi piace in particolare il fatto che abbiano usato tutti questi colori che stanno bene sugli occhi chiari, e poi anche gli abbinamenti tra di loro sono fantastici. Si può usare sia per un trucco naturale, come un po' come tutte le Naked di Urban Decay, in realtà usando i primi ombretti qui si può fare un trucco super naturale, appunto super leggero, oppure si può usare un po' di più con i colori un po' più scuri. Mi trovo molto bene con questa palette, quando viaggio me la porto dietro, se non so che cosa utilizzare utilizzo questa, quindi sicuramente da 1 a 5 stelline, 5 stelline per la palette Naked Heat. Altro prodotto di cui si sente parlare un sacco su YouTube da quando è uscito è il Hangover 3-in-1 Replenishing Primer e Setting Spray, da non confondere con il primer in tubo, che è un altro prodotto che è un po' più una crema che si va ad applicare prima della base per farla durare di più, eccetera. Questo in realtà è uno spray che loro dicono va spruzzato sia prima di applicare il trucco che dopo, quindi pre-trucco per fissare, cioè per creare una base, e poi post-trucco per fissare la base in sé. Allora, questo prodotto ha un sacco di note positive. Non ha siliconi, schifezze, alcol, oli vari, quindi è sicuramente un prodotto delicato che non dà problemi alla pelle, nemmeno a me che insomma ho la pelle super delicata, lo sapete ormai, non so nemmeno più ripetervelo. Altra cosa, profuma di cocco, quindi è buonissimo, ti dà freschezza e un piacere applicarlo. Mi piace molto come setting spray, se non fosse che esce un pochino troppo prodotto secondo me, quindi devo stare attenta a tenerlo molto lontano e dare tipo solo proprio una spruzzata, altrimenti sono bagnatissima. E quello che non mi convince è utilizzarlo come primer. Io mi trovo molto bene con Hangover Primer, quello di cui appunto parlavo prima, che è tipo una crema che va applicato prima del fondotinta, quello mi piace molto, ma questo come primer non me lo vedo, forse perché non sono abituata ai primer che vanno spruzzati. Ho provato, ma oltre a bagnare la pelle non fa, e quindi devo comunque aspettare che la pelle si sia asciugata per poi passare al fondotinta, al correttore. Non ho notato sinceramente tanta differenza tra il con o senza questo prodotto, mentre mi piace molto invece come setting spray, quindi per fissare il trucco. Quindi se devo dare da 1 a 5 stelline a questo prodotto, io gli darei 4 stelline, non do appunto la quinta stellina soltanto perché secondo me come primer non funziona particolarmente, è molto meglio l'altro sempre della stessa linea in crema, mentre appunto, ripeto, come fissante è super, quindi 4 stelline. Poi, altro prodotto di cui si sente parlare moltissimo ultimamente, ci sono le nuove campagne Dior, cosa faresti per amore, eccetera eccetera, insomma l'avete vista tutti la pubblicità eccetera, ed è arrivato anche a me il profumo Miss Dior Blooming Bouquet. Tra l'altro me ne è arrivato anche un altro che vi devo far vedere ancora su YouTube, l'avete visto su Instagram ma non su YouTube, con il mio nome inciso sopra, che è stata una sorpresa bellissima da Dior, e sono particolarmente contenta perché non solo devo finire questo flacone, ma poi ne ho già un altro pronto. Sto amando questo profumo, mi piace molto, non stufa, non mi piacciono i profumi troppo dolci né quelli troppo speziati, questo è leggero, è elegante, non stufa, non so come mai, ma non mi stufa questo profumo, di solito cambio perché stufano, questo invece è la nota perfetta tra frutta e dolce, non, poi io non so descrivere le fragranze, quindi prendete quello che vi dico con le pinze, perché magari per voi è dolcissimo, io non lo so, però a me piace un sacco, mi piace molto più questo del... come si chiama, dell'altro Miss Dior, quello semplice, classico, e poi anche il packaging è bellissimo. Da 1 a 5 stelline al Miss Dior Blooming Bouquet io ne darei 5. 5 stelline. Nuovo prodotto di cui voglio parlarvi sono i Melted Latex di Too Faced. Anche questo prodotto si vede ovunque, non solo su YouTube, sono tutti ne parlano e io li ho testati per voi. Allora,
Questi sono stati preceduti da i Melted normali ed i Melted matte. Io amo sia i Melted normali che i Melted matte, mentre con questi sto riscontrando qualche problemino. Ok, sono super scriventi, questo devo dirlo. Quando li stendi il colore è esattamente quello che si vede nel tubetto e sono appunto super visibili, si vedono, sono belli da vedere. Però ho riscontrato un paio di problemini. Uno, sono super appiccicosi, forse perché non indosso più gloss da un sacco di tempo, ma si appiccicano tantissimo ed è una sensazione che detesto, specialmente con il vento, i capelli mi vanno a finire sulle labbra e poi devo toglierli così. Non mi piace questa sensazione. Altra cosa, siccome si appiccicano così tanto, tendono anche a sparire durante il corso della giornata, quindi devo sempre riapplicarli, riapplicarli. Appunto, quello che più mi dà fastidio è il fatto che sono così appiccicosi. In realtà l'idea è carina perché hanno veramente questo finish lucido, tipo latex, tipo lattice, no? Questo sì, però tipo lacca, però il fatto che siano così appiccicosi mi scoraggia molto, perché utilizzare gloss già è difficile, perché comunque devi riapplicare, non sono come i rossetti. Il fatto che siano così sticky li rende ancora meno invogliabili, come si dice, non mi viene tantissima voglia di andare ad utilizzarli. Mi piace invece il fatto che abbiano un sacco di tonalità interessanti, quindi da 1 a 5 stelline io a questi prodotti ne darei 3. 3 stelline proprio per il fatto che appunto si appiccicano troppo, altrimenti sono anche un buon prodotto. Too Faced fa sempre prodotti insomma di buona qualità. Altro prodotto di cui si sente parlare moltissimo da quando è uscito su YouTube e non solo è il Velvetizer di Urban Decay. Allora, questa è in realtà una cipria finissima, sottilissima, che va naturalmente a fissare il fondotinta, il correttore eccetera, ed è, mi piace anche il packaging che è fatto di velluto, quindi rende proprio l'idea di un finish vellutato eccetera. Quindi packaging molto carino. Il prodotto in sé anche è molto molto buono, perché è talmente sottile che non si vede sulla pelle, non rischia di fare effetto maschera tra fondotinta. A volte, lo sapete, il fondotinta liquido più la polvere sopra può dare questo effetto come dire impiastricciato, ecco. Con questo non succede. Mi piace molto questo prodotto sia per il finish che lascia sul viso, sia per il prodotto in sé che non si sente, è leggerissimo, è super 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 impalpabile questo prodotto. Mi ricorda molto la cipria Make Up For Ever, l'HD, Ultra HD, anzi forse è ancora meno palpabile dell'Ultra HD, devo dire. Fa assolutamente quello che deve fare, ti lascia la pelle opaca fino a sera. Se avete la pelle mista o grassa, questo è sicuramente il prodotto che fa per voi, la cipria perfetta. L'unica cosa che ho riscontrato con questo prodotto è che, essendo talmente potente, talmente buono tra virgolette, non so come spiegarlo, ma bisogna stare attenti a non applicarne troppa, perché altrimenti ti secca un sacco la pelle. Quindi, però non è mica un contro questo, se ci pensate, è un pro, perché alla fin fine basta pochissimo prodotto e un barattolo vi dura secoli davvero. Quindi da 1 a 5 stelline direi 4 stelline, soltanto appunto per il fatto che non credo che per le pelli secche possa andare bene e bisogna stare attenti a non metterne troppo, però è super super, mi piace molto questa cifra, quindi 4 stelline, bisognerebbe dare 4 stelline e mezza direi, diciamo 4 stelline. E poi ultimo prodotto per oggi è lui, è il Matte Rescue della linea The Pore Professional di Benefit. Amo questa linea, sembra fatta apposta per me, perché io che ho la pelle mista, specialmente in estate e adesso che non fa ancora freddissimo, spesso me la ritrovo lucida ed è una sensazione super fastidiosa. Questo primer mi ha aiutato tantissimo e l'ho utilizzato anche il giorno del mio matrimonio sulla zona T, perché è uno dei pochi primer che non ti lascia la pelle ostruita, non ti ostruisce i pori, però aiuta davvero a non avere la pelle lucida a metà fine giornata, perché non sempre a fine giornata viene la pelle lucida, questo spesso ti viene a metà giornata, quindi è il momento peggiore. Questo invece lascia una sensazione di freschezza, non dà fastidio, non ostruisce i pori, non rende la pelle pesante eccetera, però fa assolutamente quello che deve fare. A questo io darei da 1 a 5 stelline, ne darei 5. Devo dare 5 stelline a questo prodotto perché mi ha aiutato tantissimo in estate. Non so se lo utilizzerò tantissimo in inverno, se lo utilizzerò, lo utilizzerò appunto soltanto sul naso e forse in questa zona, ma non ho particolarmente bisogno in inverno, quando comincia a fare freddo e c'è tanta bora qui a Trieste, quindi però devo assolutamente dare 5 stelline a questo prodotto.
prodotto perché l'ho utilizzato tantissimo e anche il giorno del mio matrimonio ha fatto quello che doveva fare. Quindi questo per oggi, ragazzi e ragazze, è tutto. Spero vi sia piaciuto questo video, spero vi piaccia il nuovo background, forse è un po' troppo spento, devo aggiungere una luce, non lo so, comunque fatevi sapere qualsiasi cosa e niente, non vorrei più lasciarvi, io voglio sempre filmare e chiacchierare con voi, però non vorrei più salutarvi, quindi bacio grandissimo e noi ci vediamo alla prossima, ciao!